dico, ma hai capito la situazione? Sì, sì. Eh? Loredana, mia moglie, cioè la mia ex moglie, lei non fa che telefonarmi tutti i giorni perché pretende che gli pago gli alimenti. Guarda, mi sta stressando, mi sta. Come tu stressi me, oh Ettore, ma che siamo stati sposati pure noi due? No, 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 ma se lei pensa che io cambi idea, lei sta fresca, perché io col cavolo che gli passo gli alimenti, col cavolo. Oh, dico, quella c'ha un tenore di vita 100 volte il mio da quando si è messa col macellaio. Beh, hai visto che prezzi della carne che fa? Quello di salsicce e quota in borsa. Sì, 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 intanto io li freggo a tutti e due. Divento vegetariano. Oh? Dai, che devo andare a lavorare. Tesoro, guarda chi c'è, il nostro amministratore. Levati gli orecchini, nasconditi. Ciao Ettore. Ciao Silvana, scusa se ti disturbo. Volevo sapere, ma Matteo per caso è passato di qui? La mano a Silvana a correggi i compiti. Ha fatto due telefonate e è andato via. Franco, non scherzare sempre. Io l'ho lasciato mezz'ora fa che scorazzava in cortile. Poi non l'ho visto più. Oddio, non è che magari è uscito per strada, eh? No, perché con tutto quel via vai di macchine. No, non può essere. Non può essere che gli ho insegnato a camminare sul marciapiede, anche a camminare sulle strisce. Beh, comunque caduto in un tombino non può essere, no? No, perché con quel capoccione si vedrebbe, rimarrebbe incastrato. Ai, ai. Ora che mi ricordo, tesoro, ho letto qualche giorno fa sul giornale che una signora aveva ordinato la cena a domicilio in un ristorante cinese. E lo sai, quando ha aperto, insomma, che ha trovato dentro un raviolo al vapore, la targhetta del suo barboncino che aveva smarrito 3 mesi prima, era scomparso 3 mesi prima, e il barboncino, oh, ti riportano Matteo, take away! No. Tutto dai... Non mi sento bene. Ma stavo scherzando, su, sì, mamma mia. Non è niente, ti faccio una camomilla, eh? Sì, grazie. Meglio un cordiale. Scusate, Sì. Oh, magari Matteo. No, so io chi è. Chi è? Loredana. Loredana, cos'è che vuoi adesso? Guarda, non ho tempo da perdere con te. C'è una cosa molto più grave che... Sì, Matteo, esatto, ma... Ma che ne sai te? Ma come l'ha preso te? Ma come l'ha rapito? Ma che cosa vuol dire che non mi ridai il cane se non ti passo gli ultimi assegni? No, io non ti do una lira, non ti do. Perché te ti sei fatta appena una vacanza alle Seychelles col tuo macellaio. Invece sono stato sul lago di Como, capito? No. Io ti denuncio per sequestro di persona, ti denuncio. Io ti butto in galera e butto via la chiave. Ti lascio... Che c'è che se te comporti così? Tua moglie dovevo far trovare tagliata a pezzi il cane sul banco del macellaio. Tra coratella e costolette delle maiane. Ma allora che devo fare? Dammi sto telefono. Pronto, buonasera, signora Cimarra. Ex signora Cimarra, certo, sono Franco Mancini, il marito di Silvana, sì. Accidavamo del tu. Va bene, allora Franco, Loredana. Ah, sei anche venuta a cena qua da noi? Ah, un paio di volte, mi ricordo. Cioè, ammazza il vino che ti sei bevuta, ora mi ricordo. Ma, ecco, allora, Loredana, posso dire una cosa, non sono affari miei, però, secondo me, ecco. Tu hai rapito il cane e mi hai preso un granchio. E perché? Perché cosa vuoi che gliene freghi a Ettore di quella pecora che abbaia? E certo, è da un pezzo che anche Ettore vorrebbe abbandonare il cane sull'autostrada. Non lo fa soltanto per un motivo, perché gli costerebbe troppo di benzina. Lo sai quanto è tirato. Dice che lo sa quanto sei tirato. Ecco, allora, Loredana, secondo me tu a Ettore gli stai facendo soltanto un grandissimo favore. Ma certo che lo... Ce l'ho qui a fianco, Ettore, che ride sprezzante. Senti, ridi. Hai sentito, Loredana? Questo è un uomo di ghiaccio, eh. Questo è un uomo che del cane se ne infischia. Infischia da me. È un uomo senza cuore, Loredana. Guarda, Ettore, guarda che bella questa foto di Matteo. Era tanto che volevo dartela. Scusi, passamela. No. Passami Loredana. No. Passami Loredana. 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 Sì, voglio parlare con Matteo. No, non lo devi dire te che sta bene, lo voglio sentire io dalla sua voce. Passamelo. Matteo. Hai mangiato? Riesci a dormire, eh? Non so, sei un po' nervoso, ma adesso papà tuo ti racconta Lilo il vagabondo. Brava, con la foto del cane hai rovinato tutto. Ce l'avevo in pugno, Loredana, io quella la conosco bene. Se non ti ricordi neanche che vi davate del tu. Siamo gatti, basta, non ho finito! Matteo, mi ripassi Loredana, per favore? Ciao, Lori, sì, sono Silvana. Sì, tutto bene, grazie, a parte questo piccolo inconveniente, direi che... No, ma infatti io ti capisco perfettamente, anzi... Solo che potremmo trovare una soluzione, non so... Beh, noi donne siamo maestre, no, nel trovare dei modi... Scusa un attimo, Loredana.
Ma tu che dici, la convince? Silvana, oh, ma mia moglie è una professoressa, c'ha la dialettica, certo, è un altro modo di trattare rispetto a me. Ma Silvana, adesso la metà è gordia, sono sicuro. Sì. Grazie, Lori, bene così, sì, sì. Sì, certo, organizziamo. Ciao, 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 ciao. Puoi riprenderti il tuo cane? Ma come hai fatto? Ma semplice, gli ho detto che le pagherai tutti gli alimenti, arretrati compresi. Hai visto come giocano? Non si riconosce chi è il cane e chi è il padrone. Certo, Ettore, che fine che ha fatto? Solo con un cane. Questa battuta mi fa ridere sempre. Tesoro, noi siamo fortunati, eh? Perché a noi una cosa così non ci potrebbe succedere mai. Cioè, voglio dire, tu a me una cattiveria così non me la faresti. No, dico, tu a me questa cattiveria, ma faresti? Ma certo che no! Tu non ce l'hai un cane.